destro. Che gol! Golotto, che gol! Con destro! Mamma mia! Che gol! Siamo qui nel finale di primo tempo tra River Plate contro Fantasisi, risultato di 4-2 per la formazione Fantasisi, Fantasisi 4-2. Sì. Senti, primo tempo che hai visto iniziare bene, però poi un po' in difficoltà, cosa mi dici? Siamo stati molto in difficoltà perché loro erano molto veloci e noi eravamo più sui passaggi lunghi e sui filtranti. Senti, cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? Com'è? Cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? Il gol di Borlick. Va bene, si bocca per il secondo tempo. Andiamo a parlare con i giocatori fantasisti. Cognome? Cozzo. Cozzo, primo tempo alla grande, stai giocando veramente molto bene. Cosa mi dici? Dobbiamo continuare su questo aspetto, dobbiamo mantenere la calma e portare il risultato a casa. A casa. Va bene, si boccalo per il secondo tempo, ora passata la seconda parte di gioco. Con i migliori in campo della partita tra Fantasisti e River Plate, finita per 9-6 a favore dei Fantasisti, alla mia destra il migliore in campo Cozzo, emozionatissimo. Alla sinistra Scala, però Gennaro Scala. Allora, cominciamo da te Gennaro. Primo tempo ho giocato abbastanza male, invece nella ripresa avete giocato meglio, avete cercato di mancare il portiere, chi registrava. Poi l'arbitro fa paura a loro. Diciamo bene, loro erano veloci. Senti, secondo te quindi dalla prossima gara ci vorrà un portiere, tre pali? Il vostro si è fatto male nel riscaldamento, sì. Abbiamo ricordato. Quindi... alla prossima dovrebbe stare. Speriamo di vincere la prossima. Senti, vuoi fare una dedica a qualcuno? Vuoi salutare qualcuno? Ah, nessuno. Ok, ringraziamo Gennaro. Ci vediamo settimana prossima. Pozzo, 4 gol, 2 pali, partita traverse. 2 traverse, scusa, 2 leghi, dai, diciamo. Qualche altro gol mangiato, però comunque è una prestazione importante per te e per la squadra. Sì, stiamo andando sulla retta via, speriamo di continuare così. E diciamo, miriamo da grandi ambizioni. Senti, quest'oggi è vero che avete giocato meglio rispetto all'altra squadra, però comunque subite alcuni gol che potreste evitare. Dobbiamo migliorare in difesa e anche il portiere deve fare meno palle. Senti, Cozzo, vuoi dedicare questa vittoria a qualcuno? A lui. Sì. Ma sì, grande, grazie. Senti, a me. Ti diamo questi due omaggi da parte dello staff, uno al Coi Bacaffè, l'altro un buono sconto all'Ottica Emerson. Spero che ti piacciono e ci vediamo settimana prossima per questo ciclo del torneo.